Questo incontro, dico proprio due parole per chi è il primo incontro che viene, insomma, chi viene per la prima volta. Per questo ciclo di incontri si intitola 5 passi al mistero e questo passo si chiama un passo nella sete, ma avevo detto già a chi è venuto le volte precedenti che sarà solo alla conclusione del cammino che si spiegherà il perché di questo titolo e perché il nome di questi singoli passi, un passo nel deserto, un passo nella consolazione, questa sera un passo nella sete. Il titolo dell'incontro, Non c'è sesso senza amore, sottotitolo La Chiesa e il sesso, tanti dubbi, critiche e domande. Mi sembra che sia confermato che ci sono tanti dubbi, critiche e domande. Bene, spiegazione di come funzionerà l'incontro. Una mezz'ora di catechesi misurata con la clessidra e stop. Alla termine di questa mezz'ora avete dei foglietti, poi magari vengono distribuiti. Vi chiedo se potete, se volete, scrivere delle domande. Vi chiedo solo in stampatello, perché le altre volte erano scritte alcune in corsivo, sono difficili da leggere. In stampatello. Poi vengono ritirate queste domande. Vi chiederei, rispetto alle volte scorse, di lasciare un momento di tranquillità, di silenzio, cioè di non, che ci sia, non ci sia brusio nel momento in cui viene scritta la domanda. È per questo che abbiamo già distribuito in anticipo i cartoncini, in modo tale che ci sia un momento anche di pochi minuti di raccoglimento in cui potete scrivere questa domanda. Vengono raccolte le domande, una seconda mezz'ora di clessidra in cui vengono prese le domande così a caso e risposte così come viene. Quello che capita, capita, ecco. E terminata questa seconda mezz'ora, giustamente mi è stato detto di dire, l'incontro, non è che dovete andare via, cioè non è che l'incontro per chi vuole è finito, chi ha un altro impegno, eccetera, l'incontro di per sé è finito. Per chi lo desidera, una seconda mezz'ora di clessidra a rispondere a altre domande. Ecco, questo è il concetto. Quindi se volete restare tutti, siete i benvenuti. Bene. Cominciamo. Innanzitutto, questa serie di incontri, anche se non hanno la logica dell'evento, cioè non vorrei che fossero un evento, li immagino come un qualcosa, come un confronto e non come uno scontro, un confronto che possa andare avanti per molti anni. Quindi dovete viverli così, cioè non un momento di battaglia, domanda, risposta, dove un confronto. Inoltre sono ben consapevole che le risposte, dico alla luce dell'esperienza piccola dei due precedenti scontri, non possono essere esaustive, non si può rispondere a tutto. Però il desiderio è che ci siano ogni volta degli spunti di riflessione vera, cioè che uno vada a casa magari potendo riflettere così, cioè con la logica del confronto, non dello scontro, magari arricchito con una pista nuova per poter riflettere su qualcosa che magari non aveva mai pensato. Inoltre, alcune risposte non possono essere sostitutive di un rapporto personale. Anche questo mi è stato detto di dire e trovo che sia giusto. Ci sono delle domande che sono così personali, che hanno bisogno di un rapporto uno a uno, non possono essere esaurite in un momento. Quindi anche questo mi sembra giusto dire. E inoltre il desiderio di illustrare anche la bellezza di qualche cosa che tante volte non viene presentato e anche di dire la bellezza di qualche cosa che qualche volta urta contro il modo di sentire comune. Ci sono cose belle che è bello ascoltare anche se urtano un po' contro il modo di sentire comune. E poi soprattutto il desiderio di questi incontri è di superare, se possibile, tanti luoghi comuni, tante false idee. Cominciamo sul tema di questa sera. Se la verità di un qualsiasi cosa, però diciamo se la verità sulla sessualità è stabilita dalla maggioranza, cioè da quello che pensa la maggioranza su un determinato tema, allora possiamo dire tranquillamente che il mondo ha vinto. Gesù, la sua Chiesa hanno perso clamorosamente, hanno perso, sono stati sconfitti, perché sono evidentemente, in modo chiaro, una minoranza. Quello che Gesù e la Chiesa di Gesù pensa sul sesso è stato sconfitto, se questo è vero, dalla verità che impone il mondo. Perché quello che pensa,
propone in modo plateale, ma anche molte volte in modo sottile, il mondo tante volte, diciamolo subito, ce ne siamo accorti, è antitetico a quello che propone Gesù e la Chiesa. Questo non deve fare paura, è una semplice constatazione. Non lo dico, e questo ci tengo a dirlo, non c'è nel mio discorso nessun moralismo. Faccio una constatazione, non dico, brutti tempi, cattivi tempi. È una constatazione, è così, è un dato di fatto. Se la verità si fa colpi di maggioranza, Gesù e la Chiesa hanno torto. E non dicono la verità su tanti aspetti e su questo, questa sera in particolare. E poi diciamocelo chiaramente, chi parte dal catechismo, mi sembra come viene da ridere quasi, chi parte dal catechismo per regolarsi sulla sua vita personale, per prendere le sue decisioni, per formare il suo modo di pensare, chi si regola sul catechismo? Pochissimi. Quindi la verità dovrebbe stare con la maggioranza che pensa il contrario di quello che dice il catechismo. E poi bisogna essere ancora molto sinceri, tra i pochissimi che seguono il catechismo, certi si regolano anche su questo discorso del sesso molto malamente, senza nessuna gioia, cioè propongono una visione del sesso come castrazione, una sorta di coerenza, di testimonianza coerente non si sa perché, senza saper dare le proprie motivazioni, e quindi testimoniando una roba, una cosa così brutta, inevitabilmente il mondo si convince ancora di più delle sue idee. È proprio come diciamo noi, la sessualità non può essere quello che certe volte ci viene testimoniato da tanti credenti, è proprio così. Tra questi pochissimi, alcuni testimoniano qualcosa di triste quando si parla di sessualità. Allora, ci sono alcune canzoni, ce ne sono tantissime che parlano del sesso, ma alcune canzoni che cantano questa vittoria del mondo su quello che pensa Gesù, su quello che pensa la Chiesa. A volte sono anche un pochettino surreali, ve ne dico due per tutte. La prima è quella dei Neri per Caso e l'altra è quella di Ligabue, Liberano Samalo. Cita quella dei Neri per Caso, ci presenta proprio Eros, la sessualità come qualcosa di paffuto, di simpatico, di carino. In fondo, quando c'è sentimento, non c'è mai pentimento. Tutto gira intorno al sesso, perché il sesso tira su, bisogna farlo spesso, non esistono tabù. Fare sesso è naturale e fa bene ad ogni età, non c'è niente di immorale e beato chi lo fa. Questa è una visione molto serena, molto rilassata, dove veramente il sesso appare come Eros, paffutello, carino, una cosa bella, simpatica. Perché porre delle limitazioni a una cosa che è tanto carina, proprio carina? Invece abbiamo un Ligabue che è un po' più pensieroso, anche se arriva a essere un po' surreale, perché poi dopo vi dico... Oh mamma mamma, che cosa ho fatto? Sono scivolato ancora dentro un letto. Mamma mamma, potrei giurare, o era amore o somigliava bene. Mamma, mi hanno creato tutto sbagliato. Immaginatevi la scena di Ligabue, così, che sta davanti a sua madre, a capochino, cioè un po' surreale, io non riesco proprio a immaginarmelo Ligabue davanti a sua madre, che gli dice, mamma, non riesco a capire il mio peccato. Libera nostra malo, però il mio male qual è? Ma mamma, questa proprio è l'affermazione, il dogma del mondo attuale. Lei stava bene, io stavo bene, dov'è il mio peccato? Oh mamma, o è proprio questo, non si può dire, cioè che io stavo bene, lei stava bene, non si può dire proprio questa cosa qua, stavano bene tutte e due, qua c'è qualcosa di sbagliato. Eccomi mamma col capo chino, com'è il castigo, perché il castigo? Libera non sa malo, però il mio male qual è? Cioè... È un po' surreale immaginarmi Ligabue a capochino con la madre che chiede perdono, cerca di capire questo peccato. In realtà, nel mondo greco, la realtà dell'amore era così complessa che c'erano tre termini per indicarla. Farò brevissimo. C'era filia, che è l'amore di amicizia. L'amicizia, gli amici te li scegli, i fratelli te li trovi. Quindi l'amico te lo scegli, l'amore di amicizia, filia, che rimane esterofilia. Poi c'è Eros. Eros è proprio
invece il sentimento, la passione, e c'è nell'idea di Eros il piacere che mi dà stare con una persona, non è solo quello sessuale, è proprio il piacere che ho di stare con te, cioè guardo al piacere che mi dà stare con te, non c'è moralismo, non è che questo è l'amore sbagliato, ce l'abbiamo tutti questo Eros, tutti siamo attraversati da Eros e tutti cerchiamo e scegliamo degli amici. L'ultimo, in greco era utilizzato poco, era agape, l'hanno ripreso i cristiani, c'è l'idea in agape di aga, cioè molto, apo, da a, ao, la situazione in cui molto passa da qualcuno a qualcun altro. Questa precisa analisi filologica non è mia, è di un bravissimo sacerdote che è Don Fabio Rosini, è lui che ha proprio aiutato a cogliere questa... quindi nel... L'amore di agape, l'attenzione è per il bene dell'altro, non è un amore migliore, è tu sei attento al bene dell'altro, mentre nell'amore di Eros sei trascinato da qualcosa che, dal piacere che ti dà stare con l'altra persona. Quello che però bisogna dire è che Eros, lasciamo stare il cristianesimo, Eros è una realtà positiva, anzi è un fuoco positivo, però è un fuoco che già per i pagani, già per i greci, poteva essere distruttore. Era una consapevolezza già degli antichi, molto prima del cristianesimo. Quello che sto leggendo vi l'ho preso da Wikipedia, quindi proprio al di là non è cristiano. Nelle origini non era considerato una divinità Eros, ma pura forza ed attrazione. Per Omero, infatti, rappresentava quell'attrazione irresistibile che due persone sentono l'uno per l'altro, che può portarli a perdere la ragione o alla distruzione. E per Esiodo che Eros diventa un dio, ma non ancora la classica rappresentazione del fanciullo paffuto che vola scoccando frecce d'amore, ma una divinità primordiale, antica come Gea, la terra. Non è il figlio di Afrodite, ma il suo compagno di ogni momento. L'Eros di Esiodo aveva una potenza enorme. Poteva causare danni a cui nessuno poteva porre rimedio, né uomini né dei. Da questa concezione successivamente la figura del dio temibile si trasformò in una divinità dell'amore, ma ancora Euripide si gli riconosceva un grande e pericoloso potere, da citarlo in un coro di Ifigenia in Aulide, rievocando le sue frecce in senso figurato. Il potere di Eros era illimitato. Egli era l'elemento attivo dei tempi primordiali. Per questo motivo era adorato a Tespi sotto forma di una pietra grezza. Quindi già i greci sapevano che Eros, il sesso, aveva una potenza in sé che era fuoco, un fuoco positivo, però un fuoco anche pericoloso. Questo non è cristiano, c'era già nell'esperienza stessa dell'uomo. E questa, se siamo sinceri, è tante volte anche la nostra esperienza. Come ogni realtà umana, anche Eros è... o può essere abitato dall'egoismo, dalla violenza, dalla finzione. Non è un luogo paffuto di innocenza primordiale, non è un luogo di vita spontanea che esce. Basterebbe l'esperienza. Quando c'è sentimento non c'è mai pentimento. Insomma. C'è qualcuno, perlomeno io l'esperienza che ho di persone, esperienza personale, è che non è vero, non è detto che quando c'è sentimento poi non c'è mai pentimento. È l'esperienza, è dire la verità o dire una bugia. Non è vero che tutte le volte che c'è sentimento poi non c'è mai pentimento. E forse una volta si poteva dire che le perversioni, questa distruttività di Eros era causata da una certa repressione sessuale di cui la Chiesa era maestra. Però oggi intendo gli ultimi anni, tutto si può dire tranne che la Chiesa nelle sue catechesi e nelle sue predicazioni parli del sesso. Se questo era un problema magari di un certi anni passati, la Chiesa è come se avesse alzato bandiera bianca e dell'Eros, del sesso, non parla più. Non se ne parla più.
E gli unici posti dove se ne parla ancora io scopro in confessionale qualche volta, però più per un retaggio a volte del passato, comunque con difficoltà, quando si comincia a approfondire un cammino, però comunque pubblicamente non se ne parla più e la Chiesa non ne parla più. E allora questa maggioranza, non sono moralista in questo momento, una constatazione, questa maggioranza che comunque vive la sessualità lontano, cioè è oggettivo, senza preoccuparsi troppo di cosa è indicato nel catechismo, quello che dice il Vangelo sulla sessualità, preoccupandosi non troppo, cos'è che assistiamo? In che senso distruttivo questo Eros? Che capita frequentissimamente di trovare articoli e servizi che parlano della noia nel sesso, sesso fatto anche con noia, si parla spessissimo di calo del desiderio e di pasticche per rimediare al calo del desiderio, un'abbondanza sconfinata della pornografia su internet di facilissima fruizione, un aumento della violenza nella sessualità. Eros, lasciato a se stesso, conduce, questo sono ancora gli antichi a dirlo, conduce a Thanatos, a morte, al suo, questo misterioso abbraccio tra Eros e Thanatos. Come nell'economia, vediamo anche per quanto riguarda proprio il sesso, delle vere e proprie strutture di male, non il male solo del singolo, ma proprio delle vere strutture di male. Constatiamo una sempre più evidente mercificazione e soprattutto mi colpisce il fatto che ci sono qui già dei ragazzi che molto piccoli rispetto semplicemente a 30 anni fa. 30 anni fa ci sono dei ragazzi che sarebbero stati troppo piccoli per un incontro come questo, invece sono qua con le antenne drittissime perché il confronto con questa realtà è continuo e incessante. Cioè il tempo, la possibilità di sognare, c'è sempre meno spazio per i sogni e basterebbe andare qualche volta a vedere le discoteche, ma non è moralistico, una constatazione. Scusate se lo ripeto, però non è il discorso moralistico, solo l'analisi, andare a vedere nelle discoteche dove tranquillamente tu puoi trovare già ragazzini di 12-13 anni che si danno via tranquillamente. Il tempo dei sogni è sempre più corto e c'è sempre meno, è una constatazione. Ed è sempre un sesso più violento tante volte, dove c'è proprio anche una componente di uso molto forte, molto marcato, e però è un fuoco, io preferisco sottolineare che comunque è un fuoco ed è un fuoco positivo, il sesso è una cosa positiva, è un fuoco positivo e posso dire a nome della Chiesa che la Chiesa pensa che comunque sia, anche se può essere usato male, è una realtà assolutamente positiva, però è un fuoco che occupa tutto, pensieri, battute, film, la leva della pubblicità, quante pubblicità centrate su questo, addirittura su Facebook compare NN pensa X minuti al giorno al sesso, quindi ti arrivavano queste cose di persone che, l'elenco degli amici, che diceva Pasqualino pensa 456 minuti al giorno al sesso, cioè non so se la giornata può avere 400, sì, vabbè. Quello che, procedendo, facendo un passo oltre, è quello che io, anche se sono convintissimo che la posizione della Chiesa prima di tutto la presenterò come ragionevole, come buona e come bella. Parto con il ragionevole, sono convinto che la posizione della Chiesa sia ragionevole, cioè che usando solo la ragione si possa comprendere. Poi uno può far fatica a controllare il fuoco e a regolarsi, però è comprensibile, è ragionevole. Però, anche se sono convinto che è ragionevole, non si può mai perdere la sincerità del ricordare che stiamo sempre comunque parlando di un potentissimo fuoco che ci attraversa. Perché ragionevolezza? C'è un passo del profeta Isaia che dice: un oggetto può dire del suo autore non mi ha fatto lui, e un vaso può dire del vasaio non capisce. Perché dico questo? Perché
l'osservazione di questo vaso, il vaso della sessualità, visto che è Dio che l'ha plasmato, per un credente è Dio che ha creato la sessualità così. Quindi possiamo dire che il più grande estimatore e conoscitore della sessualità e del sesso è proprio Dio, perché questo vaso l'ha creato Lui così. Il più grande estimatore, il più erotico di tutti è Dio. Vedete, quando dico che il più erotico di tutti è Dio, sembra che sia la parola audace di un prete giovane. Se vi leggo che il Papa conservatore, retrogrado e poveretto Benedetto XVI ha detto Dio ama e questo suo amore può essere qualificato senz'altro come eros, che tuttavia è anche e totalmente agape. Io non so, proprio solo usando la ragione, avete idea di quanto esplosiva sia questa frase? Di quanto non sia per niente conservatrice? Di quanto sia una frase di un'audacia nella Chiesa incredibile? Il Papa che nel Magistero, in una sua enciclica, dice egli ama e questo suo amore può essere qualificato senz'altro come eros, l'eros in Dio. Allora, la posizione della Chiesa perché è ragionevole? Proprio è una cosa molto breve, io credo che si possa anche spiegare ragionevolmente anche ai bambini, cioè anche al catechismo, senza grossi problemi, senza sentirsi in ansia quando bisogna dirgli qualcosa. La donna, i momenti in cui una donna è fertile, cioè può avere un figlio, sono una piccolissima percentuale. Quindi nella mens di Dio, Dio ha voluto che la maggior parte dei rapporti non fossero per la procreazione, ma fosse per l'unione tra i due. Quindi per Dio, se immaginiamo come una montagna, c'è una piccola punta che è dove la donna può avere, è fertile, può avere un figlio da quel rapporto, ma la maggior parte, la base di tutta, è costituita da rapporti che sono semplicemente unione tra i due. La posizione della Chiesa è quando tu sei pronto a prenderti tutto il pacchetto, prego. L'ha creato Dio, visto che io non posso negare che Dio l'ha creato così, se no, ma intanto sugli anticoncezionali ci sarà modo con le domande di parlare, rispondere. Quindi, è buono la posizione, quindi intanto penso, presumo che la domanda sui ci sarà, comunque, perché se no non ce la faccio. Mi sta prendendo un po' troppo la mano questo discorso. Per quanto riguarda invece la bontà, io dico solo che c'è una nostalgia profondissima anche in noi di bontà, cioè che il bene riesca a prendere anche questa realtà, perché c'è moltissimo egoismo all'interno della sessualità, moltissimo, moltissimo. C'è l'egoismo tra sposi, tra adolescenti, cioè in questo campo c'è moltissimo egoismo. Basta essere un pochettino sinceri e c'è moltissima finzione. E non è solo la finzione degli uomini, delle donne, c'è la finzione degli uomini, c'è la finzione delle donne, ma comunque c'è moltissimo egoismo, moltissima finzione e c'è moltissima violenza. E violenza a volte sottili, però pressioni, cioè non è il discorso ideale, ah beh, lo decidiamo sì, cioè, c'è tanto e c'è una nostalgia di bene. E però il problema è che se su tutti gli argomenti c'è la tendenza continua a partire da se stessi, da partire sempre che da se stessi, cioè cercare sempre qualcuno che ci lodi, sempre qualcuno che ci dica che va tutto bene, che non c'è mai un problema, e che ogni volta che qualcuno ci dice che c'è un problema o che la pensa al contrario di noi, questo è scontro, ecco, io penso che qua ci sia un problema ancora più grande. L'intenzione di questi conti è proprio un confronto, cioè ci saranno tante domande, proveremo a dare delle risposte, però è un confronto, non si può andare sempre alla ricerca di qualcosa che è, diciamo, proprio come una pantofola comoda, che non sia mai, che non mi contraddica mai, che non mi metta mai in difficoltà. Diciamo che il presupposto per un cristiano è questo, appartenere a Cristo. Quindi le parole di Cristo non può... un credente parte sempre da Gesù.
soprattutto per comprendere dove sta il bene. In questo tempo, in senso, dicevo, nostalgia di bene. Quindi le parole di Gesù possiamo vederle, pensando al computer, come un antivirus che ti aiuta a vivere meglio ed essere più uomo, espandere la tua umanità. Parole di Gesù. Quindi la Chiesa su queste non può prendere e buttarle alle spalle. E anche se non sono comode ai giorni nostri, ma sono sue, non sono dei cattivi. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Guardare una donna per desiderarla, per custodire. Pensate queste parole a livello di nostalgia di bene, come inchiodano tutta la pornografia. Chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Gesù ancora, ciò che esce dall'uomo, questo contamina l'uomo. Dal di dentro, dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive. Fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, cioè mancanza di pudore. Per Gesù il pudore è un valore, l'impudicizia, la perdita del pudore, superbia, stoltezza, tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Questa è la parola di Gesù. Poi uno dice, Gesù, queste sono invenzioni, Gesù non è mai esistito, va bene, però come può? Non si può non partire da queste parole per un credente. Ancora. Gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero, è lecito a un uomo ripudare la propria moglie per qualsiasi motivo? E gli rispose, non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina? E disse, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. L'ipotesi dei due che se ne vanno da casa è perché quella è sua moglie, quello è il suo marito e questa è una carne sola. Questa è la parola di Gesù. Poi uno mi può dire, va bene, non ci interessa. D'accordo, va bene. È un confronto questo, non è uno scontro, è un confronto. Uno può dire queste parole, anche con ignoranza storica, come fa Augias, con ignoranza storica, perché non sa di quello che sta dicendo tante volte, ed è subdolo questo libro. Bisognerebbe leggere prima, almeno uno che ha letto Auges dovrebbe leggere Messori, ipotesi su Gesù di Messori. Se uno non ha letto ipotesi su Gesù di Messori, non può formarsi le sue idee e poi spacciarle come sue, partendo da Auges. Questo non c'entrava proprio niente, vi chiedo scusa, perché non c'entrava niente. Però, e qua faccio un'autocritica profonda, concludendo, nei confronti della Chiesa, c'è il rischio invece del fariseo. Gesù dice, questa secondo me vale invece per tanti preti, questa vale per noi preti. Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo, sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei, quanto vi dicono? Fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Comunicare la verità sulla sessualità anche, e dire che è vera, e giustificare che è vera, dire che è buona, e poi dopo tu non ne fai esperienza. Cioè tu sei uno che dici e non vivi, e che sotto sotto tu non l'hai fatto esperienza di tutta questa bontà e non la stai vivendo, tu diventi insopportabile quando poni e ne parli agli altri e poni fardelli sulle spalle degli altri. Questa è una parola invece che Gesù dice ai farisei, ai capi religiosi del popolo, e quindi eternamente questa parola di Gesù condanna il sacerdote, il catechista quando parla di queste cose. E dice una cosa vera, magari dice una cosa buona, però se ne parla con arroganza e tutto, e non ne ha fatto esperienza, diventa veramente insopportabile, allontana la gente. Arriva a diventare un ideologo, ideologia. Il problema non è solo la verità, ma il modo di fare esperienza di questa verità.
che questa verità è buona e allora è bella e convincente. E allora mi chiedo, in positivo, forse ce la faccio, perché pochissimi ci hanno parlato, pochissimi, in positivo del pudore? Perché non hanno fatto esperienza della bellezza del pudore. E hanno confuso il pudore con la vergogna di queste cose qua. Perché pochi parlano della bellezza entusiasmante della verginità? Perché non hanno fatto esperienza. E non si può parlare della verginità come una cosa bella se non hai fatto esperienza. Verginità non intesa verginità, integrità fisica. L'inverginità è dove tu la scopri un po' per volta come un dono, anche magari quando nel tuo passato questa verginità adesso tu fisicamente non ce l'hai più, però la scopri come un dono e come una caratteristica, oltre alla fecondità, anche la verginità è una caratteristica di Dio stesso che ti viene donata dal rapporto con Lui. Ho visto tante volte lo sguardo stupito e bello di tanti giovani quando gli parli positivamente di questa realtà, almeno una volta, almeno una volta. C'è il fuoco di Eros, c'è il fuoco della passione, ma o tu testimoni nella tua vita che c'è un fuoco ancora più forte, un fuoco con la F maiuscola, che è capace di contenere, di purificare anche questo fuoco meraviglioso che Dio stesso ha creato, oppure non puoi, rischi di dover stare zitto. E infatti oggi si sta zitti tante volte. Io penso che la frase più erotica, diciamo, e la frase più agapica, cioè di questo amore, di questo fuoco con la F maiuscola, c'è la canzone di Ramazzotti, Fuoco nel fuoco. Ecco, mi piaceva, cioè, pensare che o l'esperienza nostra è il fuoco dello spirito nel quale brucia il fuoco anche della sessualità. La frase, dicevo, più erotica, più forte da questo punto di vista, secondo me, è quella di Gesù: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, per te. Immaginatevi un uomo, una donna che si dicono questa frase: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te, è tuo. È la frase che contemporaneamente è la più di dono, agape, ed è anche la più erotica. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questa cosa mi capita di dirla spesso nel matrimonio. Voi avete la memoria di cos'è il vostro sacramento ogni volta che partecipate alla messa. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per te. Ricordarselo. Cioè, Dio ti trascina ad amare fino a questo punto, fino a questo livello. Tutta la vita dell'uomo è protesa verso questo incontro. Il cuore dell'uomo è alla ricerca di questo fuoco. Quando incontra questo fuoco, allora anche gli altri, il fuoco della sessualità è capace di essere purificato, contenuto. Non possiamo castrare la sessualità. O fai esperienza da cristiano della potenza dello Spirito Santo, oppure inevitabilmente rischi di, diciamo, di diventare come i farisei che Gesù condanna, cioè quelli che impongono sugli altri dei pesanti pesi e non vogliono neanche toccarli con un dito. Allora, l'incontro, la catechesi è conclusa. Adesso io chiederei se ci sono ancora dei fogli. Chi non ce l'ha, rimaniamo seduti e manteniamo il silenzio. Semplicemente, chi non ha penna o foglio, alzi la mano, passo io a darlo, d'accordo? Bene, bene. Yeah.
Se non hai rapporti sessuali di prova prima del matrimonio, come fai a trovare la giusta intesa con il tuo partner? Non è troppo rischioso? Vorrei dire questo. Da quando i rapporti sessuali di prova sono aumentati? La situazione non è per niente migliorata, anzi è peggiorata. C'è gente che si è straprovata, cioè... E quando arriva l'ora di stringere, non si sposa più. Cioè, vi ricordo il senso, al di là di tutto, capite, sono molte domande, c'è il desiderio di rispondere a tutte, quindi un flash, una intuizione, una cosa, non è che non posso stare, capisco che dietro alla domanda c'è tanto e tutto, c'è anche Padre Rocco, è disponibile, cioè, se c'è bisogno anche di un colloquio e tutto, però, cioè, non per provare, però. Allora... Perché la Chiesa non dà più voce alla parola di Gesù, come per esempio è stato fatto stasera attraverso l'azione dei sacerdoti? Ma guardate, io preferisco fermarmi. Il motivo è perché per parlare di alcune cose devi pagarle. Cioè, in generale, tu l'amore con l'amore si paga, usando le canzoni. Cioè, tu devi pagare ogni cosa che dici. Se la paghi la puoi dire, se non la paghi risulterà come un suono vuoto per qualcuno. E allora così. E poi anche perché c'è gente che, ci sono dei sacerdoti incredibili che non vengono ascoltati, ma incredibili nel senso bravissimi, però semplicemente vengono disprezzati perché non appaiono, perché sono magari piccoli, balbettano e sono brutti, sono dei santi. Però di uno che è piccolo, brutto e che balbetta, tu non hai voglia di stare ad ascoltarlo. Pensi che è un poveretto, un deficiente che ha fatto solo il prete perché è piccolo, brutto e balbetta. E ne conosco. C'è anche questo problema qua, a volte. E poi il problema che denuncia Gesù. Ho due domande. Non ti sei mai chiesto se diventando prete avresti rinunciato al sesso? Cosa ti sei detto? Ovviamente fare sesso solo per piacere può essere condannato dalla Chiesa, ma quando il sesso prematrimoniale è l'unione di due corpi che si amano, cosa c'è di male? Allora, naturalmente, quando è una delle... Tu hai ben presente che stai rinunciando a questo aspetto, anzi, cioè, tu capisci che senza una relazione forte con Cristo, tu... rischi di dire e di non fare e di avere poi una doppia vita, cioè rischi poi dopo di avere dei ripiegamenti. Quindi posso solo dire che su questo era proprio la domanda di ogni giorno al Signore, andando a fare la comunione, gli dicevo: Signore, o prete come vuoi tu o niente, o prete come vuoi tu anche su questo aspetto o niente, lasciamo perdere, perché basta, ecco, questo alla prima domanda. La seconda il discorso è: non c'è solo l'aspetto dell'unione, ma c'è una punta di diamante in questa montagna che è l'apertura alla vita. Quindi non è un luogo comune dire che la Chiesa pensa che tutti i rapporti debbano essere finalizzati ad avere un figlio. Non è vero, però tutti i rapporti devono essere aperti alla vita, cioè avere questa apertura alla vita, cioè devono prendere il tutto della sessualità. Questa è la posizione della Chiesa. Quindi in un'unione come questa prima del matrimonio tu escludi una piccola parte, una punta di diamante. In che senso? Se hai aperto la vita prima del matrimonio. Voglio dire, tu quando questo invece fa, qua mi sgrideranno, perché se rispondo a te devo poi rispondere a tutti. Ti prometto che in un'altra domanda risponderò a questa domanda, facendo finta di niente. Ma non è vero. Perché è considerato peccato fare l'amore quando siamo una persona prima del matrimonio? Questo è lo stesso tipo di domanda. Qual è la posizione della Chiesa sulla convivenza prematrimoniale? E ipotizzando l'astensione dei rapporti prematrimoniali. Ecco.
Cioè, io mi chiedo però, io dico, io rispondo volentieri, però mi chiedo, ma canisci un effesso proprio, cioè, non si può, cioè, voglio dire, si fanno queste ipotesi totalmente irrealistiche, che non viene vissuta da nessuno, o forse da una persona, da una coppia, eccetera, c'è l'ipotesi della convivenza. La convivenza, perché il discorso della convivenza? Perché la Chiesa ha questa tendenza a mettersi sempre dalla parte comunque del più piccolo, cioè quando tu sei pronto a tutto, e tu sei pronto e aperto alla vita, cioè aperto ad avere, a vivere questo momento di unione ed essere aperto alla vita, cioè avere dei figli, comunque il desiderio, se noi ci pensiamo da figli, è quello di nascere in una realtà, cioè dove tu veramente stai scommettendo la tua vita, cioè dove fai un atto definitivo, una scelta definitiva. Può far paura, può essere delicato, però tu vuoi nascere, il bambino, queste sono nozioni di psicologia di base, ha bisogno di sicurezza, ha desiderio di nascere in una realtà sicura, protetta, stabile, definitiva, ed è anche il desiderio del tuo cuore. Allora, se è definitiva la cosa, perché non prendere il coraggio e perché non vivere il matrimonio come un'occasione per risolvere certe difficoltà e non come tutto deve essere a posto in vista del matrimonio? Okay? Quindi, visto che... Allora, una sopra e una mezza. La Chiesa condanna il sesso senza amore. Se Dio ci ha creato così, non è come avere fame e sfamarsi? No, attenzione, questo ci tengo a specificarlo. Come ci ha creato Dio? Dio ci ha creato che se tu, nature, cioè, fai 100 volte l'amore con una persona, nature, quindi senza contraddire quello che stai facendo con un altro gesto. Perché dico contraddire? Perché se tu stai dicendo in quel momento sono tuo, basta. Avete capito? Cioè, non devo mai... sono tutto tuo, ti sto per fare... Basta, stop. E il dono va da un'altra parte. Oppure sono tuo e sono aperta, ti sto cogliendo, non ci sono barriere tra di noi, non ci sono barriere, finalmente due corpi uniti nell'amore. No, è sottile, ma la barriera c'è, è sottile, però c'è. Tu comunque non stai vivendo come Dio ha creato il gesto, questo è incontrovertibile. Addirittura puoi chimicamente ingannare il corpo, va bene, però comunque la barriera, se non è fisica, la metti chimica, però comunque la metti. Cioè, io non voglio convincere, obbligare a credere a questo, cerchiamo di rimanere, io voglio ritornare all'intenzione originaria, è un confronto, però vorrei che, solo visto che siamo tra individui ragionevoli, uno può dire... L'ho capito, è ragionevole, è impossibile da vivere, però è ragionevole. E c'è un passo avanti, cioè sono contento. Uno può dire, va bene, ok, ammettiamo che è ragionevole, purtroppo è una roba impossibile, però è ragionevole. Va bene, cominciamo a dire che è ragionevole. Se la mia fidanzata non accetta la castità... Ma a volte era il contrario. Però è così, è vero. Posso dubitare che se su una cosa così profonda e delicata non c'è un profondo rispetto l'uno dell'altro, dubito che comunque si possa parlare di un grande amore? Me lo concedete? Perché se non c'è veramente dialogo e tutto, dire, senti, a un certo punto dire, se vuoi lasciarmi per questo, lasciami. Non è così facile, so che dietro questo ci sono sofferenze, che bisognerebbe parlarne di persona, non voglio, cioè mettetevi per pochi secondi anche
nei miei panni, cioè certe cose sono per stemperare la tensione, faccio la battuta, quando faccio la battuta non è per prendere in giro la persona che ha fatto la domanda, chiedo scusa in anticipo, però perché so che magari uno ha fatto la domanda e si sente la battuta, hai fatto ridere, però io invece cosa, però io non so cosa c'è, il volto e tutto, la storia poi se ne può, si può parlare, però bisogna, ci sono momenti diversi, io posso dare solo a ogni risposta un flash, un suggerimento, un'intuizione, se no non so da dove è nato, da che cuore è nato questa domanda, credetemi, mi sta molto cuore, il cuore che genera ogni domanda, molto cuore, non voglio banalizzare niente, la battuta è così. Il problema che riscontro è il vivere la sessualità nella quotidianità. Mi piace aspettare il matrimonio per realizzare una sincera unione, ma come ci si comporta ogni giorno? È impossibile non essere attratti, è impossibile non avere voglia di toccarsi, di avere un'intimità. E allora come si fa? Cosa è lecito, cosa no? Queste domande sono molto belle, perché ci permettono di capire che il mondo è diverso da quello che dice la televisione. L'avete mai sentito una domanda così fatta alla televisione? Io no. È bellissimo, cioè il problema che riscontro è il vivere la sessualità nella quotidianità. Io credo che veramente tu quello che stai dicendo è io sperimento che questa roba è fuoco, e quando metti il fuoco vicino alla paglia è proprio fuoco, è difficile da contenere, e io sento che anche mettermi lì a pacioccare, bloccare, castrare questa roba è impossibile, non è giusto. Penso che effettivamente quello che inviterei è non riesco a concepire una sessualità cristiana vissuta bene senza una profonda e sincera e bella vita di preghiera, senza il rapporto con i sacramenti, c'entrano con tutto questo. Cioè io vorrei dire, fare come i bambini, penso che sia una ragazza, direi, di così al Signore, Signore mi fai vivere questo corpo come lo vuoi tu, mi aiuti a fare la tua volontà, a viverlo bene. Poi se cadi, è molto meno problematico, va bene, e arrivi a dire, Signore, se non ho ancora capito bene questa cosa qua, va bene, mi confesso, però voglio andare in questa direzione. Ecco, credo che questo sia veramente il modo di rapportarsi, affrontare il discorso, confrontarsi, come cioè chi ha fatto questa domanda è venuto a questo incontro, si è posto la domanda, molto bene, cioè è all'interno di una volontà di porsi il problema, è già una grande cosa. Se considerassimo la preghiera non come un'attività, un dovere del cristiano, ma come una relazione d'amore con Cristo, forse diremmo, Signore, voglio che c'entri anche con questo aspetto, voglio capire come entri, perché tu mi hai creato così. E allora ci sono degli aiuti inaspettati, inaspettati. Se la persona che hai sposato con il passare del tempo cambia, ti tradisce e ti lascia, nonostante ciò che avete condiviso insieme, tra cui dei figli, perché per la Chiesa non ci si può rifare una vita e cercare qualcuno, si deve rimanere invecchiare soli? Ecco. Questa è una domanda molto difficile, proprio molto molto difficile, perché questa è la quando praticamente ti capita un avvenimento che contraddice in tutto il sacramento del matrimonio che tu hai ricevuto. Però in questo c'è una colpa che io penso che noi abbiamo noi sacerdoti, e io spero che negli incontri di preparazione ai fidanzati sia subito ben chiara. Che cos'è il sacramento del matrimonio? C'è un dono nel sacramento del matrimonio che tu ricevi quel giorno lì. Prima non ce l'avevi e quel giorno lì ce l'hai. E questo è un dono sconosciuto, perché il più delle persone immagina quel matrimonio come una specie di apostrofo spirituale rosa sulla sua storia d'amore, come una grande benedizione di Dio sulla tua storia. Ti benedico, vai. E poi fondamentalmente tu devi essere coerente, devi sforzarti di essere coerente, e perché sei cristiano quel giorno e ci provi con tutte le tue forze, e poi succede un avvenimento come questo e non ce la fai più. Però il problema è che in quel giorno tu ricevi anche un dono e tu lo puoi usare o non usare, però deve venirti detto. Il dono è questo, tu puoi ricevere il dono di amare quell'uomo, quella donna come Cristo ha amato l'umanità.
quando sei nel giorno del matrimonio, questa cosa ti sembra molto poetica, ma quando arrivi a dover chiedere, Signore, fammi amare questa donna perché mi hai fatto il dono, fammi amare questo uomo come tu lo ami, come tu lo perdoni, come lo ami tu, che non lo molli, cioè conduce questa donna a un cammino che le potrà dire a quest'uomo, ascolta, vai pure, ma io resterò tua moglie per tutta la vita, io. E questo è il nostro matrimonio, ed eterno davanti a Dio. E io resterò fedele a questo matrimonio. E vi assicuro, anche se questo non si dice, che a un uomo, una donna che percorre questa via, quella potenza del sacramento del matrimonio dona una pace e un equilibrio e una gioia nella sofferenza che tu non puoi ricevere con nessun'altra storia. Questa è la posizione della Chiesa. Ancora una volta, bisognerà confrontarsi, ne potremo parlare. Questi incontri non sono pensati l'evento, una tantum, dai, riempiamo la sala e parliamo di sesso. Cioè, il discorso è il prossimo anno, vista questa cosa qua, ci sarà un altro incontro sulla sessualità, in questo passo della sete, e faremo un altro passo avanti. Nasceranno degli incontri, dei colloqui, un desiderio di leggere qualche libro. Cioè, questa è, diciamo, l'impostazione più... ritengo interessante, perché chiaramente una domanda come questa non si può. Io penso che a volte non sia conosciuto il sacramento del matrimonio, non sia usato tante volte, e su questo tra l'altro il Papa ha detto una cosa molto bella, chissà, magari dalle domande ci sarà modo di... Con il sesso si entra in intimità con l'altro e si capisce di più anche il suo altruismo e egoismo. Perché aspettare il matrimonio? Perché aspettare il matrimonio, mi sembra, spero di avere dato una risposta. Però è molto bella, invece in senso propositivo, io vorrei, se penso che questo inizio è molto... Col sesso si entra in intimità con l'altro e si capisce di più anche il suo altruismo e egoismo. È interessante questa cosa, penso che ci sia del vero. Penso che questo altruismo, egoismo, scoprendo anche con la tenerezza, con la delicatezza, e anche nel avviandosi nella via dell'attesa, avviandosi, vuol dire che può darsi che hai tranquillamente delle cadute, non fa nessun problema, un conto è cadere e dire, oh, sono caduto, vabbè, avanti, cioè, un conto, non è un dramma, ecco, nel momento in cui questa cosa viene gestita col Signore. Cioè, il vero problema è non gestire mai queste realtà con il Signore. Però capisco che i problemi sono alti, perché se tu hai l'idea della confessione come una cosa tremenda, perché sei stato traumatizzato una volta, eccetera, hai paura di andarci, cosa avverrà? Capisco che così creano altri problemi. Il sesso è un dono del vero amore. È una bella frase, però posso dire solo, non è del tutto vera, perché non è sempre così. Io dico solo, non è sempre così. Non è vero che il sesso è sempre un dono del vero amore. Perché andare a prostitute non è vero che è il dono del vero amore, giusto? Non è sempre il dono del vero amore. Dico solo questo, non è sempre. Il sesso non è sempre dono del vero amore. Cioè, si può avere anche, viverlo anche con grande violenza, con brutalità. Il sesso di una violenza sessuale è il frutto, è il dono del vero amore? No. Non è automatico che... E questo rientra quando dicevo che c'è una visione ideologica del mondo che presenta il sesso come una realtà innocente. Ma scusa, ma di innocente non c'è proprio niente nella nostra vita, se non i bambini. Di innocente. Ma perché mi dovete convincere che il sesso è una realtà innocente, come dicono i neri per caso? Io non ci credo, lo vedo, non chiedetemi di non vedere quello che vedo, che c'è tanta violenza anche. In alcuni casi, è vero, il sesso è il dono del vero amore, è vero, in alcuni casi è così.
ma non è sempre così. Scusatemi, quando la ragazzina di 12-13 anni va, con cose che succedono, va in discoteca, estordita, si ubriaca e si mette sul divanetto della discoteca con questo qua, questo è il frutto del vero amore. Eppure succede, succede tante volte. Cioè siamo consapevoli che succede, no? Non sto inventando mille cose, non sto facendo un quadro troppo negativo, basta andare nelle discoteche a vedere. Basta andare su Messenger, sentire le conversazioni, basta poco, tu vai nei blog, cioè... Scusate, atti sessuali delle volte sono proprio un bisogno fisico. Ah, degli atti sessuali delle volte sono proprio un bisogno fisico. Che si può fare? Cioè, bisognerebbe capire in che contesto è, cioè se questo è un discorso nel matrimonio, fuori dal matrimonio, da solo, cioè bisognerebbe capire, però mi permetto di dire una cosa, qua non si scherza, o tu dici e non fai, spero proprio di no, però va bene, sì, è vero che se hai una vocazione, cioè ricevi un dono particolare, è vero, però è anche vero che tu puoi scoprire sempre di più, che questa frase può essere vera, è vera, però non così impellente, cioè non è che non sei una bestia, cioè puoi anche scoprire che non sei... E che con l'aiuto della grazia ci sono dei limiti, senza impazzire, senza star male, senza avere delle coliche, senza cose, perché così ti capita al massimo, come capitava quando eri ragazzino, che ti svegliavi alla mattina a dire oh, cioè senza averci, no vabbè, però dico, volete, cioè parlo con sincerità, dico, scopri che se conservi magari per un mese la purezza, ti capita questa cosa qua, e dici vabbè, capita questo anche, cioè non è che per forza quella roba lì deve essere, che io non ce la faccio più, devo... cioè nella natura, nella creazione c'è anche la polluzione notturna, questa parola desueta, perché ormai sembra che tu devi per forza agire. C'è nei libri si racconta questa cosa. Ma se nella coppia si viene allontanati, non è certo bene rispondere ad ogni richiesta fuori luogo nel rapporto. Ma non è certo bene rispondere... questo purtroppo non riesco a capire. Ma se nella coppia si viene allontanati, ma non è certo bene rispondere ad ogni richiesta fuori luogo nel rapporto, ma quando già nella difficoltà dell'eros gli stessi educatori matrimoniali cadono nel tranello e devono sposarsi al volo, come ci si comporta? Posso chiedere, non faccio fatica proprio a, però mi sembra che a volte questo sposarsi al volo eccetera eccetera è un modo di impostare le cose, una mentalità che io non, come avete visto dalla catechesi, non condivido, cioè è un voler salvare la facciata e l'apparenza, non sono minimamente d'accordo, così lo dico pubblicamente, anche se un educatore matrimoniale, cioè vuol dire che è molto più onesto dire è capitato e basta, punto e basta, tu non devi essere appunto come questi farisei che dice Gesù. Come si fa a donarsi ad una persona sola? Che vuol dire? Bello. Io direi che
questo del donarsi una persona sola, dovremmo avere la capacità però di astrarre dal fatto che magari tu non ti sei donato una persona sola. Cioè io sto per dire una cosa e dire sì, vabbè, intanto io non mi sono donato una persona sola. Quindi cioè, la cosa di donarsi una persona sola è impossibile. Visto che io non mi sono donato una persona sola, donarsi una persona sola è una cosa schifosa. Perché così? Cioè, visto che io non mi sono donato una persona sola, deve essere un'invenzione orribile. Io dico solo che il desiderio di donarsi una persona sola è il desiderio che tutti noi abbiamo avuto quando eravamo adolescenti. E io penso che in quel desiderio ci fosse del vero, d'accordo? E allora oggi mi sembra più interessante il discorso da affrontare con le coppie che si sposano, è molto promettente, un'impostazione al contrario. Cioè, mi metto nella posizione di dire, visto che non è stata una persona sola magari, io non so, perché non parliamo mai di queste cose qua, io dico, magari non è stata una persona sola. Bene, vuoi regalarti con questa persona una cosa unica? Bene, con questa persona unica, proprio perché te la sposi, sarà quella che scoprirai, con l'aiuto di Dio, di poter fare un cammino di purezza. Ho detto la parolaccia. Proprio perché, non, perché prima invece era tutto così, via qui, via là, tutto naturale. Con la persona che sposi, sei l'unica al mondo con cui sei riuscita, con la grazia di Dio, a vivere la purezza. E hai la certezza, davanti a tutti ti diranno, ma questo non è tuo marito, cavolo che non è mio marito, è con l'unico che sono riuscita a vivere per 6 mesi una roba impossibile per il mondo, che ti spernacchiano tutti, è l'unico con cui ce l'ho fatta, quindi vuol dire che era proprio lui, e con gli altri non si poteva, gli altri doveva essere automatico, pop pop pop, din din din, via. Ultima, come si fa a mettere alle porte... Come si fa a mettere alla... Provi a leggerla tu, perché sembra quasi che non voglio leggerla. Come si fa a mettere alla porta la propria persona che si ama? Io questo penso che capite che... vorrei rispondere, però ho bisogno... Cioè non sono il mago Merlino, cioè non posso sapere, se no sarei ridicolo se mi mettessi qua a dare delle risposte. Penso che questo sia una questione seria, un caso particolare che bisogna affrontarlo parlando e avendo la situazione, non essendo una domanda specifica. Ecco, io direi che ecco. L'altra volta è stato un po' buono. C'è una domanda molto bella. C'è un'origine storica per cui la Chiesa ha avuto un atteggiamento ostico verso la sessualità? È vero che quella... La tendenza proprio forte a demonizzare la sessualità è una tentazione che soprattutto agli inizi del Cristo è stata molto forte, cioè una visione era all'interno di una eresia più grande, diciamo dualismo, cioè carne e spirito, dove spirito e carne si contrappongono, carne cattiva, spirito buono. Ed è una tentazione, quella diciamo dello spiritualismo, ancora sempre presente, sempre possibile, sempre in azione. E quando questa tentazione dello spiritualismo viene accolta, anche le realtà umane vengono in un certo senso disprezzate e quindi anche la realtà della sessualità e del sesso. Non è però una tendenza semplicemente che una tentazione diciamo presente nella Chiesa, è una realtà che c'è
anche in altre religioni e in altre filosofie. Ad esempio, il buddismo ha una visione della sessualità che non è così, la visione della corporeità è molto negativa, per dire. Il buddismo è molto affascinante, ha degli aspetti interessanti, dice delle cose anche molto belle, però la visione della vita è molto, dal punto di vista antropologico, negativa. C'è la visione dell'uomo, della corporeità, la vita è dolore, quindi il buddismo è una via per sfuggire al dolore, e quindi il sesso, il desiderio, tutto questo è fonte di dolore. E vabbè, chi non riesce a fare diversamente fa lo stesso, però per il monaco si propone una vita di astinenza, di rinuncia a tutto questo, però alla luce di una visione negativa, cioè questo per fare un esempio solo tra i tanti possibili. È possibile convivere e stare al tempo stesso nella Chiesa, in un cammino di fede profondo, anche di coppia? Penso di sì, che è possibile. Però confrontandosi con questa realtà, capendo profondamente il discorso sulla comunione, sui sacramenti, non sulla sua comunione, cioè capendo che tu non fai la comunione uguale fuori dalla Chiesa, non è così, e non è così non perché è una mia opinione, non è così perché lo dice il Papa, l'ha detto chiaramente tante volte, è un cammino faticoso, dovrai confrontarti su questo punto, magari ci arrivi, però comunque non è questa situazione che basta dire tu sei fuori dalla Chiesa. Io posso testimoniare di situazioni, di aver avuto in passato delle situazioni, delle coppie che hanno fatto dei cammini bellissimi, e il punto di partenza era la convivenza, però quindi sono stati accolti dalla Chiesa, abbracciati dalla Chiesa attraverso questo prete, e hanno fatto un cammino, abbiamo parlato, abbiamo pregato insieme, puoi pregare, puoi ascoltare la parola di Dio, puoi partecipare alla catechesi, far parte della Chiesa, fare opere di carità, aiutare i poveri, cioè sei dentro la Chiesa a tutti gli effetti. Certo, è una situazione che non puoi tu dire no, non c'è nessun problema, no, ma la Chiesa poi si aggiornerà su questo punto e tutto, perché la posizione, perché c'è questa parola di Gesù, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Cioè, c'è una parola forte di nostro Signore, tutto qua, c'è questa parola e noi ci confrontiamo con questa parola, non possiamo far finta di non averla sentita. Cioè, per Gesù l'idea del due che si lasciano, sono una carne sola, quindi vivono anche, tutto è all'interno di un rapporto sponsale, definitivo, pubblico, chiaro e dichiaro. Questa è quindi vorrei che queste parole qua di Gesù non fossero vissute come una tagliola, come una condanna, ma come una realtà attraverso la preghiera. E la preghiera personale, la riflessione, il dialogo si andasse in questa direzione, gli si volesse con tutti noi stessi accogliere, capire il senso, il bello che c'è in queste parole. Certo, dietro ci vogliono tanti colloqui, non basta una catechesi come questa. Cioè, immaginatevi se dopo questa catechesi, sono convinto, basta, domani ci sposiamo, oppure basta, sono convinto, non è che mi immagino questo, perché ci sarebbe qualcosa di forzato. Una persona che dopo una categoria così prende, poi mi farebbe paura, perché però comunque apprezzo, spero che ci siano persone che su questo punto ci riflettono, si pongono ancora delle domande, non le danno per concluse e non si mettono nella posizione di dire io ho ragione, la Chiesa si sbaglia, perché poi non è la Chiesa, in questo caso. In questo caso sempre la Chiesa dice, come vedete, quello che ha detto Gesù. Cosa ci sarebbe di strano e anti-evangelico nel permettere ai preti di scegliere il celibato solo come opzione? Bellissima domanda, molto bella, è molto profonda questa domanda. Permettere il celibato come opzione. Cioè la scelta, c'è il punto, ecco, questa dà l'occasione di chiarire una volta per tutte una questione.
no, una volta per tutte, chiarirla stasera per un po'. La Chiesa Cattolica ha fatto una scelta storica, molto profonda e con delle motivazioni molto profonde, molto spirituali, non funzionali, spirituali, di scegliere i sacerdoti tra coloro che ricevono da Dio il dono, il carisma, diceva, della verginità. È una scelta. Ha scelto di, cioè, tu nel tuo cammino, e quindi qua, mentre dico queste cose, capisco che sto in un certo senso anche condannando un certo comportamento che non va in questa direzione, però anche proprio i documenti della Chiesa parlano questo, parlano di un carisma della virginità, cioè un dono che tu ricevi nella preghiera, nei sacramenti, nel dialogo col Signore, scopri che Dio ti sta facendo questo dono. È un dono. La Chiesa Cattolica ha scelto di scegliere i preti tra coloro che ricevono questo dono. Poteva fare, scegliere storicamente, come ha fatto quella ortodossa, di scegliere. Questo in un senso non è di diritto divino, è una scelta sapiente ma storica. D'accordo? Come la Chiesa ortodossa sceglie i preti tra entrambi, tra chi ha il dono della verginità e chi ha il dono del matrimonio, sceglie i suoi sacerdoti, però per il vescovato, per essere vescovi, sono quelli che hanno ricevuto il carisma della verginità. Questa è l'impostazione della Chiesa ortodossa. Ma quando si parla con i vescovi ortodossi, sono loro per primi a invidiare la situazione della Chiesa cattolica, perché molti problemi sorgono nel clero da questa scelta storica, no? Si trovano molto a disagio, molto in difficoltà, molto più grave. Io penso che potrebbe esserci questa possibilità. Vi dico, non so, che magari non ve ne frega niente, se ci diventasse da domani, cioè con effetto retroattivo, l'opzione, io ho ricevuto questo dono, anche se cadessi per 5 minuti, io questo dono l'ho ricevuto da Dio, e quindi io rimarrei nel celibato, d'accordo? Perché c'è la pienezza affettiva in questo carisma, in questo dono che Dio mi ha fatto. Non è che direi, ah, bene, finalmente! Scusatemi, tra l'altro, questa impostazione è un po' maschilista e degradante del sesso, perché vede il sesso come una specie di remedium concupiscenze, cioè meno male che così posso sfogarmi, no, cioè voglio dire un po' più alta, cioè come se il matrimonio fosse più facile del celibato, altra scemenza galattica. Ci troveremmo ad avere sicuramente anche i casi poi dei sacerdoti dolorosamente, non lo sto dicendo moralisticamente, ma lo dico dolorosamente, il sacerdote separato, il sacerdote divorziato, bella roba. Cioè, secondo me ci vuole una maturità umana per vivere matrimonio che certi ragazzini che escono dal seminario non ce l'hanno, e quando idealizzano il matrimonio, non sanno di cosa stanno parlando, non lo sanno. Cioè, non lo so, io nel mio cuore, nell'esperienza, nella testa, non riesco a vedere la vocazione al celibato più difficile rispetto a quella del matrimonio. Non ci riesco proprio. Per me la vocazione del matrimonio è più difficile, perché per la vocazione del matrimonio, dopo che l'ha spiegata, quando ha finito nostro Signore Gesù Cristo di spiegare il matrimonio, che cos'è? I discepoli rimangono costernati e dicono, oh, se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla donna è meglio non sposarsi. Tanto è tosta. E lui, quindi, voglio dire, e io non ho, cioè io non, e ho amicizie stupende con coppie sposate, voglio loro un bene incredibile, c'è proprio un arricchimento, loro mi vogliono molto bene, ho piacere, non è vero, mi piace tantissimo stare con i bambini, stare con loro, pacioccare, cioè è proprio bello, però li guardo sempre con una certa venerazione, cioè dico, miseria, 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 e tu è una notte non dormi, due notte non dormi, tre notte piangi ancora, quarta notte piangi ancora.
E questo è il momento migliore, perché poi arrivano 2 o 3 anni, gli sfasciano tutto, gli mettono le mani da perdere, poi crescono. E poi arriva quell'età ingrata dell'adolescenza, che sono insopportabili, odiosi, proprio repellenti, perché sono così. E l'unico modo di relazionarsi, di dargli delle mazzate in testa, ti vogliono un gran bene, perché lo vedo che con gli scout c'è più sei grezzo, più ti amano. I maschi, no? Gli esploratori. Più sei proprio così, calci nel sedere, allora va bene, perché è l'unico linguaggio che... No, ma veramente. E poi, cioè, voglio dire, io una venerazione, cioè per me, come faccio a credere? Io mi sento un privilegiato, ho ricevuto dei doni bellissimi. Ringrazio Dio, ma non è che voglio dire, adesso non sono fortunato, ma veramente, ma non per queste cose piccole, cioè è dura la vocazione al matrimonio, miseria, quando c'è queste idealizzazioni, è il matrimonio, che uno chiude gli occhi, la famiglia del mulino bianco, ma è dura, ma non è questa l'esperienza che è dura, cioè a me sembra che quando dico che è dura, le coppie sposate mi dicono, meno male qualcuno che ci capisce, qualcuno che non sta idealizzando. Non ho capito nel tuo discorso perché dici che la posizione della Chiesa è ragionevole. No, io ho detto che è ragionevole alla luce del dato di creazione, cioè la donna si osserva, sa, può sapere che i momenti della sua fertilità sono un piccolo spazio, quindi vuol dire che nel progetto di creazione di Dio, vuol dire che la maggior parte dei rapporti non è immediatamente per avere dei figli, ma per l'unione dei due. La posizione della Chiesa è che tu puoi, cioè quando sei disposto a cogliere questo progetto completo, questa cosa che tu constati proprio nella corporeità, nella fisicità, quando la puoi accettare tutta senza barriere, senza porre dei limiti, questa è la posizione della Chiesa. Mi sembra ragionevole, questo volevo dire. Ecco perché mi sembra ragionevole, perché sarà difficile, sarà complicata, sarà difficile. No. Amo la persona con cui sto con tutto me stesso, ogni giorno di più. Mi capita a volte di sentire forte desiderio sessuale verso di lei, come una forza tempestosa, ok? Che nasce da dentro. Riesco a resistere, ma con costrizione. Se non mi sentissi costretto, l'avrei già fatto. Aiuto. Questa è la descrizione di quello che ho detto prima, cioè della potenza di questo coso. Penso che io posso solo dire questo. Guardate, vi assicuro che anche se non se ne parla mai e anche se di solito viene sempre rappresentato come una simpatica più o meno colomba, lo Spirito Santo non è una colomba. Lo Spirito Santo è fuoco ed è un fuoco più forte di questo fuoco. Finché uno non scopre questo, non è ancora dentro la nostra fede. C'è un fuoco più forte di questo fuoco. Non è il fuoco più forte del mondo. Il fuoco di Dio è più l'eros di Dio, l'agape di Dio dentro la tua vita e se ne fai esperienza più forte di questo. Chiaro, non aspettiamoci che il mondo dica queste cose qua. Cioè, aiuto, capisco. Se questa ascesi tua personale, cioè di questo tuo, non mi piace la parola sforzo, questa scelta, cioè io non riesco a immaginarla non accompagnata da una forte vita di rapporto con Cristo, cioè di relazione, di preghiera, di sacramenti. E non i sacramenti per resistere, ma i sacramenti per vivere con la potenza dello Spirito Santo questa cosa qua. È una cosa molto diversa. Non credo che si possa vivere la purezza dicendo Signore fammi cadere, perché questo non vuole Dio. Ma Signore fammi amare di più, come l'ami questa creatura, come l'ami questa ragazza. Io voglio amarla come l'ami tu, voglio entrare anche col mio eros dentro il tuo modo di amarla. Prendimi con il tuo amore. Allora lì tu vieni, cioè capisci e trovi delle forze per vedere la bellezza di quello che stai facendo. E allora quando le fai una carezza,
è una cosa che ha già dentro di sé una potenza, cioè riesce a concentrare tutto in una carezza, in una pillola. No, questo è un po' brutale. È vero che essere cristiani vuol dire fare sesso senza preservativo? No, non è vero. Il preservativo è sì, cioè nel senso che il preservativo rispetto a quella ragionevolezza iniziale la contraddice, cioè tu stai dicendo con il tuo corpo: ti sto per fare il dono, ti sto per dare tutto di me. E tu stai, se sei donna, stai dicendo: ti sto cogliendo tutta, senza barriere. Sono tua, sono proprio aperta, accogliente. Io sono tuo. Arriva il dono, hop, e il dono è bloccato. Cioè, non ci vuole una laurea per capire che comunque, anche fisicamente, il momento prima. Che se ne dica, che ti facciano tutta la poesia, ma piantiamola lì con queste bugie, che sono proprio bugie della poesia del calzare il preservativo, che è un momento erotico e che nei preliminari è una figata, calzare il preservativo, ma la balla! Bugia proprio, è una bugia, non c'è niente di erotico, non c'è niente, mettersi lì e strappare freneticamente, ma ditemi se ho ragione o no, perché non voglio fare Beppe Grillo, però ditemi cosa c'è di erotico, cioè, ma è ridicolo, ma ce lo vogliono far credere, ce lo vogliono far credere, poi io devo credere che naturalmente la tua, la Sette Bello sono disinteressatissime in questo. Cioè, che le che suore di Madre Teresa di Calcutta, delle suerine, hanno insegnato il metodo Billings alle donne degli slum di Calcutta e sono riusciti ad arrivare alla crescita zero, perché lì amore e responsabilità non potevano avere altri figli. E gli hanno insegnato col metodo del muco vaginale, le suore, alle donne, a sapere quando erano i giorni fertili e arrivare alla crescita zero, ed è testimoniato scientificamente che la Cina vi ha chiamato i coniugi Billings a insegnare il metodo Billings in Cina per bloccare, per semplicemente con il fine per loro di controllare il discorso delle nascite, perché non avevano i soldi per dare preservativi a tutti i cinesi, d'accordo? Allora, e che questo non si sappia, che il metodo Billings venga spernacchiato senza conoscerlo, senza sapere com'è, quando invece è un metodo naturale efficacissimo e uno non dovrebbe almeno sapere di cosa si sta parlando, chiaro che nelle scuole cattoliche, cioè nelle scuole evolute dell'Occidente non insegnano una ragazzina di 12-13 anni a conoscersi, a sapere comunque per conoscenza fisica, personale, sua, quando è fertile e quando non è fertile. Non glielo fanno questo, è più facile. E perché è più facile per le compagnie di preservativi, visto che hanno degli interessi economici spaventosi, denigrare come antiscientifici questi metodi e poco efficaci. Loro sono disinteressati, sono Biancaneve, sono candidi. Io non ci credo. E quando l'africano non usa, cioè se dico l'africano così, non usa il preservativo, non è perché Baba Bianco ha detto di non usare il preservativo, non lo usa, non è così. Non lo usa perché c'è qualcosa dentro di lui che si rifiuta di usare questa cosa. E non è un questione di arretratezza. E che non lo vuole usare, non certo perché il Papa Cattolico ha detto di non usarlo. Quindi quando dicono, ma perché il Papa, ma questi politici che dicono, ma perché il Papa non dice che l'Africa può risolvere il problema dell'AIDS col preservativo? Ma voi credete che se il Papa dal balcone al giorno dell'Angelus dicesse, cari africani, usatelo pure, masse di africani, yeah! Impattente! Ma io dico, ma la ragione, dove l'hanno lasciato? Ma l'uomo è ragionevole? No, perché a me sembra che non sia ragionevole, perché guardate che questo è il discorso, che quando si sente
sente dire questa frase, si sente dire che è colpa della Chiesa e del Papa che dice che i popoli africani non possono usare il preservativo e non lo usino, non possono perché costa tantissimo e poi quando ce li hanno non li usano. È questo che raccontano i missionari, non li usano, non ci pensa nemmeno un africano a mettersi le cose. Su Facebook ho visto, non so se qualcuno l'ha visto, c'è una pubblicità che ha come lì del rilo dell'ombrello eccetera, guarda. Tremendo, vabbè, da morire proprio, va bene, spero che possiate vedere. Psicologi parlano della sessualità come libertà di espressione. Cosa dice la Chiesa? A me verrebbe da dire questo, su questo punto. Mi sembra che il mondo oggi è molto, 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 cioè, io penso che la psicologia abbia un suo ruolo importante, possa dire delle cose. Non sono contrario alla psicologia, però forse come era venuto fuori in un altro incontro c'è una sorta di idolatria della psicologia, cioè parla lo psicologo, cioè, e anche lì senza tenere presente che non è che basta dire lo psicologo, perché ci sono diverse scuole psicologiche, cioè di diverso taglio, di diversa impostazione, cioè non si può fare come se fosse un monoblocco unico con le idee precisamente chiare. Oggi l'impostazione è dire ma non farti nessun problema, nessun limite, non costringerti, non reprimerti niente, non bloccarti, devi andare, lo senti, fai. Cioè questa è l'impostazione. Voglio dire, se che in questa postazione ci sia qualche problema, mi sembra che lo si veda, perché questo è il mondo che anche dal punto di vista della sessualità non è il mondo pensato, non è il mondo secondo quello che ho detto io. Ricordiamoci l'inizio, il mondo è tutto in un'altra direzione, è tutto da un'altra parte, non ascolta, cioè non la pensa così, non la pensa così il mondo. Il mondo è appunto in questa linea, in questa posizione, eccetera. Io non so, penso che di quello che ho detto, qua hanno voluto registrarlo, però penso di non aver detto niente che sia contro il catechismo, il Vangelo, quello che dice la Chiesa, questo quello che dice la Chiesa, quello che abbiamo detto fino adesso, non sono le mie, cioè se fossero le al di là della battuta o del tono che può essere scherzoso o della scenetta un attimo, però quello che sto dicendo è quello che pensa la Chiesa, non è la mia opinione personale, e non è, ecco, l'unica differenza forse è che vi assicuro sulla parola d'onore, non è questo perché ci hanno fatto un indottrinamento, un lavaggio del cervello, perché se è una questione di lavaggio del cervello tu non ne parli, è una questione di cosa patita, sofferta, parola per parola. Cioè domanda per domanda, dietro ci sono incontri, ci sono persone, volti, domande, richieste, esperienze personali, sofferenze personali, persone incontrate, ecco cosa c'è. E allora posso dire che è quello che dice la Chiesa, però spero che sia sempre pagato in prima persona, ed è l'unico motivo per cui può essere ascoltato come una proposta per un confronto. Cioè, perché questo, come ripeto, è un confronto, non è una battaglia, una tensione. Fare sesso prima del matrimonio senza anticoncezionali nei momenti di non fertilità. È concesso? Fare sesso prima del matrimonio senza anticoncezionali nei momenti... È concesso? Posso dire una cosa, sempre per il discorso della ragione, facciamo così, se non per rispondere in corno, comunque direi, tu comunque puoi usare con fine anticoncezionale anche un metodo naturale,
d'accordo? Lo puoi utilizzare un metodo naturale con un'impostazione anticonale. Tu non vuoi quell'evento. E allora usi anche il metodo naturale. Certamente il metodo naturale non è etico di per sé. Il metodo naturale ti consente comunque di conoscerti come donna, di partecipare al fatto all'uomo di dire ehi, cioè, in questo momento io sono fertile, volevo dirtelo, ecco, quindi cioè, fare partecipi, non che, perché è verissimo che i sistemi anticoncezionali tutti sono maschilisti perché in qualsiasi momento non sono questa cioè sono, hanno un'impostazione è comunque maschilista, perlomeno anche qui affermazione forte, un confronto, va bene, di questi sono personalmente molto convinto che siano molto maschilisti i sistemi anticoncezionali, però per risolvere con una battuta vorrei che mi portaste una coppia che prima del matrimonio senza anticoncezionale dei momenti di non fertilità no, se utilizzato non è consentito perché comunque tu scegli di non avere l'apertura alla vita. Un conto è, sai benissimo, perché il metodo, questo metodo naturale, ad esempio il metodo Billings, è molto efficace, cioè si può arrivare a una conoscenza veramente, non è, ma sì, no, non è il metodo Ginocnaus, cioè, perché poi qua hanno fatto tutte le spernacchiate, il metodo Ginocnaus era basato sulla, cioè, poi mi incontro se sono io prete che devo dire queste cose, ancora. Il metodo Ginocnaus era basato sulle mestruazioni delle donne, però adesso ci sono il metodo Billings è basato sulla vischiosità del muco vaginale, perché nel momento della fertilità questo muco vaginale raggiunge un picco, cioè una elasticità particolare, così. Io dico perché? Se non mi vergogno io, è elasticità. Invece quando la donna è non fertile non è elastico, quindi non, cioè, rimane così praticamente, non è comprovato, è sicuro che c'è anche un video su YouTube se uno vuole.